Quindi vi ringrazio. Mi spiace che non c'è la Carla, perché con questa influenza siamo tutti mezzi azzoppati. Parleremo anche di influenza. Che è la nostra speaker ufficiale, quindi presento un attimo io, Goni è qui. Vi ricordo che noi continuiamo la prossima settimana con un incontro con Marco Poli, che avrà il titolo Bologna, città della seta. È un libro che ha scritto e che ha presentato 2 mesi fa e che parla dello sviluppo di Bologna che c'è stato nel 1500 per lo sviluppo della seta che c'è stata a Bologna. E qui io spero che lui veda questo sviluppo di Bologna con visione casalecchiocentrica, perché se ci pensate, molto dello sviluppo di Bologna relativo alla seta, mulini, eccetera, eccetera, è dovuto al canale di Reno che viene dalla nostra chiusa, quindi è merito nostro. Allora, io faccio partire Goni in puntualità quasi ferroviaria e poi, fra l'altro, vedete, stiamo sperimentando il nuovo microfono, quindi Goni oggi avrà le mani libere. Esatto. Grazie, Goni. Allora, niente, sono abituato, cerco sempre il microfono, ma devo ricordarmi che invece ce l'abbiamo qua. Allora, come al solito, se volete abbassare le luci così riuscite a vedere meglio lo sfondo, io non potete abbassare anche molto, anche tanto lo vedo da qua. Bene, buonasera, grazie di essere intervenuti a questo terzo incontro. Mi sentite bene con questo nuovo ordigno? Bene. E allora, siamo al terzo incontro di questo ciclo e oggi non parleremo più di guerra, la guerra è finita, ma in quest'ultimo terzo, diciamo, del ciclo di conferenze, il tema è proprio dalla vittoria alla crisi, cioè una guerra vinta causa in Italia a una situazione di crisi molto pesante, che poi porterà alla caduta della democrazia parlamentare e alla nascita di una dittatura che durerà 20 anni. Ed è questa vicenda una diretta conseguenza della Prima Guerra Mondiale. Ovviamente le conseguenze della Prima Guerra Mondiale sono enormi e ce le portiamo ancora dietro. Io sostengo che la Prima Guerra Mondiale è l'evento più importante che sia capitato da allora ad oggi. Cioè, tutto quello che è successo dopo la Prima Guerra Mondiale in realtà è secondario. L'evento più importante è proprio quella, perché tutti gli eventi successivi sono in qualche modo condizionati e generati dalla Prima Guerra Mondiale. E recenti vicende le vediamo anche adesso. Con la Prima Guerra Mondiale cadono 3 imperi, anzi 4. Io simbolicamente evidenziato dalla denominazione la caduta delle aquile, perché gli emblemi di questi 3 imperi erano tutte e 3 delle aquile, bicipiti, cioè 2 teste o una testa sola, e questi emblemi sono, con la Prima Guerra Mondiale, cessano di esistere. A sinistra l'aquila imperiale ausburgica, austro-ungarica, al centro quella della Russia zarista, che però è stata ripristinata adesso, la Russia di Putin ha come emblema dello Stato, di nuovo ha ripristinato l'aquila a 2 teste come era quella degli zar dopo la parentesi sovietica, e a destra l'aquila a una testa sola dell'impero tedesco, quello del Kaiser Guglielmo. Le dinastie che spariscono: a sinistra lo zar Nicola II, zar di tutte le Russie, al centro in alto il passaggio di mano è Francesco Giuseppe dietro, e l'ultimo imperatore d'Austria, Carlo d'Asburgo, con la giovane moglie Zita, ultima imperatrice d'Austria, che lei è morta relativamente pochi anni fa, credo una 20ina d'anni fa. E a destra il Kaiser Guglielmo, che dopo la guerra va in esilio in Olanda, e sotto l'ultimo sultano dell'impero ottomano, perché anche crolla un altro impero millenario, che è quello turco,
e nasce un regime in Turchia, in quello che resta dell'impero ottomano. La Turchia nasce uno stato moderno, laico, anzi, che si baserà proprio sulla laicità, la sua caratteristica principale, fondato da Atatürk, e stato, cioè pilastri della laicità turca, che proprio in questi ultimi anni sono stati messi in discussione dalla nuova dirigenza turca di Erdogan. È come un ritorno al passato, si recuperano le vestigia dell'impero ottomano e si, diciamo, si accantona il quasi secolo di laicità della Turchia. Europa, dopo la Grande Guerra, vediamo una cartina, poi ne vedremo delle altre, in arancione le potenze vincitrici, in rosso, più intenso, nuovi stati nati dal conflitto. Vedete tutta l'Europa orientale, che prima non c'era, perché in effetti l'Europa orientale prima era divisa dall'impero austro-ungarico e la Germania e la Russia zarista. Un nuovo Stato che nasce, che ottiene l'indipendenza, anche se non c'entra niente, non partecipa alla guerra, però nasce proprio nel 1916, guardate in alto a sinistra, è l'Irlanda, che ottiene nel 1916 l'indipendenza dalla Gran Bretagna. Tranne le contee dell'Ulster, l'Irlanda, la famosa Irlanda del Nord, che poi rimarranno i britannici, che fino agli anni 70-80 di questo del secolo appena trascorso causeranno parecchi problemi all'amministrazione inglese. Più in dettaglio le concessioni territoriali della Germania sconfitta. Vedete in particolare la Germania perde una grossa fetta consistente qui tra la Prussia orientale e il resto della Prussia. Questa zona va a beneficio del nuovo Stato che nasce, lo Stato polacco, che ottiene un accesso al mare, il famoso corridoio di Danzica, che poi 20 anni dopo sarà il casus belli della Seconda Guerra Mondiale, con Danzica, questa, che è un'enclave che viene proclamata città libera. E proprio questa vicenda sarà la causa, almeno causa formalmente scatenante della seconda. Poi la Cecoslovacchia nasce come nuovo Stato, ovviamente a spese dell'impero austro-ungarico e della Germania. La Francia riottiene quello che aveva perso nella guerra del 1870, cioè l'Alsazia e la Lorena, e anche il Belgio e la Danimarca ottengono qualcosa a spese dell'ex impero tedesco. I vincitori si incontrano per discutere, questa è, diciamo, già la conclusione, diciamo, degli accordi, ma a Versailles, vicino a Parigi, viene convocata la conferenza di pace e le quattro potenze vincitrici si incontrano per decidere i destini della nuova Europa. Li vediamo a sinistra, Lloyd George, primo ministro inglese, il nostro Vittorio Emanuele Orlando, che era presidente del Consiglio, entrato in carica dopo Caporetto, Georges Clemenceau, francese, e l'ultimo arrivato, ma molto, diciamo, importante, Woodrow Wilson, presidente americano. Gli Stati Uniti erano entrati in guerra al fianco dell'intesa nel 1917. Versailles, foto del vertice, che poi dura mesi, le trattative di pace con le potenze tra le potenze vincitrici e quelle sconfitte. Il Trattato di Versailles, in realtà noi conosciamo il Trattato di Versailles, pensiamo che sia quello che regola tutte le questioni post-belliche dopo la prima guerra mondiale. In realtà il Trattato di Versailles è il trattato di pace solo con la Germania. Poi altre località, altre ville della zona, dei dintorni, daranno il nome a altrettanti trattati. È un po' alto? Mi dicono che è un po' alto. Non so se posso regolarlo io da qua. Non lo so se si può, non ho idea di come si faccia. Prova. Va bene? Ditelo al nostro tecnico.
Quindi abbiamo Trattato di Saint Germain, Trattato di Trianon, sono altre ville da cui presero i nomi relativi trattati di pace, in questo caso il primo con l'Austria, il secondo con l'Ungheria e Sèvres, mi sembra con la Bulgaria. In questa sede, in questo grande evento internazionale, che se vogliamo ha come unico altro paragone il congresso di Vienna del 1815, quello che, dove tutte le principali potenze europee si incontrano per decidere cosa, come riorganizzare l'Europa dopo la fine la caduta di Napoleone, in questo nuovo grande incontro internazionale vengono poste le basi per il futuro della pacifica convivenza in Europa e nel mondo. E qui entra in gioco appunto l'ultimo arrivato, cioè il presidente americano Wilson, che per giustificare anche l'entrata in guerra degli Stati Uniti dice: noi entriamo in guerra ma per costruire un mondo migliore, e la pace che verrà alla termine di questo conflitto dovrà basarsi su dei principi fondamentali che lui enuncia, e questi principi passeranno alla storia con il nome dei 14 punti di Wilson, che sono questi che vedete alla sinistra. Come vi ho detto più volte, in questo ciclo di incontri mi piace farvi vedere, dove possibile, i documenti originali. I 14 punti di Wilson: il primo è innanzitutto i trattati di pace devono essere pubblici, e dopo i quali non vi siano più intese internazionali particolari di alcun genere, ma solo una democrazia che procede sempre francamente in piena pubblicità. Quindi trattati di pace pubblici, no a accordi segreti. E questo già per l'Italia è un problema, perché vi ricordate il patto di Londra? Quello è un accordo segreto. Assoluta libertà di navigazione, quindi gli altri sono libero commercio, free trade, democrazia, soppressione delle barriere economiche, controllo degli armamenti. E poi ci sono vari punti specifici relativi al conflitto ancora in corso, quindi evacuazione di tutti i territori, regolamento delle questioni che riguardano la Russia, il Belgio, garanzia dell'indipendenza del Belgio, che era stato invaso dai tedeschi, il territorio della Francia, punto 8, doveva essere completamente liberato, cioè dai tedeschi che l'avevano occupato, e le parti invase restaurate. Il torto fatto alla Francia dalla Prussia nel 1871, a proposito dell'Alsazia Lorena, torto che ha compromesso la pace del mondo per quasi 50 anni, deve essere riparato affinché la pace possa essere assicurata di nuovo all'interesse di tutti. Quindi Woodrow Wilson sostiene le pretese francesi di riprendersi l'Alsazia Lorena. Però arriva al punto 9, che è quello che noi ci riguarda di più. Wilson dice: una rettifica delle frontiere italiane dovrà essere fatta secondo le linee di demarcazione chiaramente riconoscibili tra le due nazionalità. Wilson sostiene il principio di nazionalità, cioè per fare i nuovi stati, per delimitare i confini degli stati che verranno a sorgere al termine di questo conflitto, la regola fondamentale da seguire è il principio di nazionalità. Quindi non semplici concessioni territoriali solo perché uno ha vinto e quindi si prende anche territori che non gli appartengono storicamente, etnicamente, per cultura, tradizione, lingua. Non facciamo parte diciamo, del precedente Stato che ha però vinto. Quindi, per decidere i nuovi confini, al di là delle pretese italiane, il principio guida deve essere quello di nazionalità. Ulteriori punti su Austria-Ungheria, Romania, Turchia. Poi il 14°, questo è molto importante, dovrà essere creata un'associazione delle nazioni, fino a quel momento non c'era mai stata, in virtù di convenzioni formali, allo scopo di promuovere a tutti gli stati, grandi e piccoli, indistintamente, mutue garanzie di indipendenza e di integrità territoriale. È la prima affermazione, che poi viene riconosciuta a Versailles, della necessità di creare un organismo sovranazionale in cui tutti gli stati possano andare lì, essere rappresentati, discutere e cercare di dirimere eventuali controversie. Da questo 14° punto prenderà origine la Società delle Nazioni, che è l'antesignana dell'ONU, che nasce proprio in questo momento. Solo che poi gli Stati Uniti, dopo Wilson, presidente democratico interventista, gli Stati Uniti, come forse immagino sapete,
degli anni 20, in realtà fanno un'enorme marcia indietro e si chiudono in un perfetto isolazionismo. Gli Stati Uniti, mentre Wilson interveniva a fare la Società delle Nazioni, poi gli Stati Uniti non entrano in quella Società delle Nazioni. I nuovi presidenti americani non avranno nessun interesse. Bisogna aspettare l'arrivo di Roosevelt per ritrovare un presidente, diciamo, che è più coinvolto nelle politiche internazionali. Tutti gli anni 20 fino a Roosevelt, gli Stati Uniti si chiudono in un perfetto isolazionismo. E quindi è un po' i nuovi presidenti, che non sono, Roosevelt è democratico, gli altri sono repubblicani, non ne vogliono sapere di essere invischiati in questioni di politica internazionale. Wilson però è anche, a onor del vero, anche quello che istituisce il famoso emendamento sul bando degli alcolici. Quindi è il presidente che istituisce anche che entrerà in vigore qualche anno dopo, il proibizionismo. Quindi vediamo questa figura di presidente, diciamo, molto, che ha inciso molto sulla vita statunitense e mondiale. Ecco, tornando a noi, il punto 9 dei 14 punti, quando viene discusso in sede di conferenza di pace, trova gli italiani un po' spiazzati, perché vi ricordate il patto di Londra, noi abbiamo chiesto dei confini, non è che abbiamo detto vogliamo i confini qui solo perché lì ci sono popolazioni italiane, certo quello era una giustificazione, però come venivano poi effettivamente stabiliti questi confini, qual era il parametro da usare, quant'è la popolazione italiana in proporzione al totale o di lingua italiana? E quindi l'atteggiamento di Wilson, che non è disposto a accettare sic et simpliciter quello che c'era stato promesso col patto di Londra nel 15, crea un notevole disagio, anche shock in Italia. Qua vedete la foto in alto, è Wilson che è in visita a Roma, qua vedete Re Vittorio Emanuele III. All'inizio Wilson è accolto come appunto un alleato importantissimo che ha aiutato a vincere la guerra, però con la sua posizione ribadita oltre i 14 punti in sede di trattato di pace. Vedete qua una copertina del Corriere della Sera, una prima pagina del Corriere della Sera dell'epoca, dice: le trattative per i confini italiani interrotte dopo una inattesa mossa di Wilson. E quindi l'Italia si trova, mentre Francia e Inghilterra erano disposte a concedere, la Russia ovviamente, che aveva firmato il patto di Londra, non esiste più perché è diventata stata la rivoluzione, cioè la Russia comunista, quindi è stata esclusa dai trattati, non è considerata una potenza vincitrice, anche perché la Russia comunista bolscevica ha fatto una pace separata con i tedeschi, il famoso trattato di Brest-Litovsk, quando i tedeschi ancora stavano per vincere la guerra, forse, grazie anche a tutte le truppe che avevano spostato dal fronte russo verso prima Caporetto e poi il fronte francese. Ma quindi, mentre le altre potenze, Francia e Inghilterra, abituate alla diplomazia segreta, degli accordi segreti, potevano anche accettare questa cosa, Wilson, da democratico idealista, dice no, non mi interessa gli accordi segreti fatti prima, i trattati devono essere pubblici, articolo 1, e la ratifica delle frontiere italiane deve essere fatta solo in base al principio di nazionalità. Quindi c'è un impasse, la diplomazia italiana capisce che non riesce a ottenere tutto quello che gli era stato promesso col Trattato di Londra, proprio per via di questa posizione idealistica di Wilson. E la situazione d'impasse è tale che a un certo punto la delegazione italiana si ritira dalla discussione. Qua una celebre foto del ministro degli esteri Sonnino, che è questo, questo è un ufficiale francese, si vede bene dalla divisa, abbandona le trattative a Parigi perché non riesce a ottenere niente, vuol fare un gesto, diciamo, simbolico importante, dice io sono potenza vincitrice ma mi ritiro da questo consesso internazionale proprio perché le mie richieste non vengono accolte. Questa sarà una mossa che non avrà l'effetto sperato dagli vertici politici italiani, perché poi gli italiani sono costretti a tornare con le cose tra le gambe di nuovo a Versailles, senza aver ottenuto quel riconoscimento pieno delle proprie pretese territoriali che invece avevano sperato e magari anche grazie a questa mossa cercavano di ottenere. Ecco ancora un ulteriore
mappa più dettagliata della situazione internazionale. Andiamo avanti. Anche questo è simile. Ecco, con il trattato di pace vengono create anche una serie di città stato libere che in questa cartina sono posizionate malissimo, non c'è una messa bene, perché sono tutte e tre città di mare, Fiume, che dovrebbe essere qua sull'Adriatico, non so perché l'ha messa qua, Danzica pure, che è qua, e Memel in Lituania, anche quel porto. E queste tre città libere costituiranno appunto occasioni di scontro, beh, Fiume ne parleremo fra poco, tra le varie potenze, Danzica poi darà via alla seconda guerra mondiale. Ecco, tornando al discorso delle nazionalità, questa è una cartina dell'epoca che dimostra le varie etnie dell'impero austro-ungarico, inglese, tedeschi, magiari, romeni, croati e serbi, quindi questa zona qua. Cioè, i tedeschi veri e propri dell'impero austro-ungarico, come vedete, sono quelli confinati all'attuale Austria, e a questa regione, attorno alla Boemia Morava, alla Repubblica Ceca, attuale Repubblica Ceca, che è una regione molto importante perché sarà un altro dei casus belli che verranno tirati fuori da lì a 20 anni, è la famosa regione dei Sudeti, abitata da minoranze tedesche, e quando Hitler andrà al potere, proprio in base al principio di nazionalità, dice: ma come? Lì ci abitano dei tedeschi, io voglio di nuovo riottenere quei territori, proprio sulla base del principio di nazionalità utilizzato da Wilson 20 anni prima. Poi vedete gli ungheresi, ci sono anche delle enclave che parlano tedesco, germanofone, sia in Ungheria ma anche nella Transilvania, anche nelle regioni rumene. Ecco, gli italiani, qua sotto, una zona di Trento a sud di Bolzano e la zona di Trieste e in parte le coste lungo la penisola di Pola, l'Istria e un po' la Dalmazia, qua non si vede bene ma c'è anche Fiume e Zara, anche queste zone qua sono. Diciamo, lungo la costa si parlava italiano perché erano popolazioni discendenti della Repubblica di Venezia, che per secoli avevano soggiornato lì e parlavano un dialetto veneto. Un altro impero che viene smembrato, e le cui conseguenze ce le stiamo vedendo ancora adesso, ogni giorno sul telegiornale, quello ottomano, nasce la Turchia, la Siria e la Palestina, l'Iraq, la Libia che era stata poi conquistata nell'11, c'è una notevole frammentazione, questa zona è l'attuale Arabia Saudita, in particolare Libano, Siria e Iraq sono stati nuovi e per il momento sono sotto diciamo, controllo, mandato temporaneo delle potenze vincitrici, la Palestina sotto controllo britannico. La Siria e il Libano sotto controllo francese e l'Iraq sotto controllo britannico, ma sono stati che vengono ritagliati come confini in quel momento lì e sono i confini ancora adesso vigenti e causa di grossi problemi, perché poi ci sono delle altre minoranze che non ottengono il riconoscimento come Stato, ad esempio i curdi o in parte gli armeni. Un'altra mappa dell'epoca, di nuovo una, ne ho trovate diverse, cerco di far vedere quelle più valide. La frammentazione anche qui delle varie etnie dell'ex impero austro-ungarico, quindi sulla base del principio di nazionalità stabilito da Wilson, noi, cioè come l'Italia, avrebbe diritto solo al Trentino, non all'Alto Adige, e alla zona attorno a Trieste, ma non in profondità. Non tutta l'Istria, solo un po' diciamo, la parte più costiera. Quindi l'Italia si trova a dover gestire questa situazione che non riesce a ottenere quello che gli era stato promesso. Al di là di questo, l'Europa, la guerra è finita, ma diciamo, la situazione, la turbolenza
è ancora molto forte, anche se non ci sono più guerre aperte. Nasce nel 1919 la Repubblica di Weimar, il nuovo Stato tedesco democratico e repubblicano, sulle cendere dell'impero tedesco. Nasce però dovendo subito cercare di soffocare una rivolta, perché sul modello della rivoluzione d'ottobre in Russia, anche i neonati partiti di sinistra, in particolare il Partito Comunista Tedesco, detto all'epoca Spartacus Bund, cioè Lega di Spartaco, gli spartachisti, guidato da Rosa Luxemburg in basso a sinistra e Karl Liebknecht, organizzano una rivolta contro il nuovo Stato repubblicano, che è guidato da Friedrich Ebert, che è un socialdemocratico, quindi presidente della Repubblica di Weimar, Ebert socialdemocratico. C'è una rivolta comunista, qua vedete l'emblema della Repubblica di Weimar, questi sono operai e cittadini spartachisti che cercano di prendere il potere a Berlino. Ci sono anche altre rivolte, sempre del 1920, anche in Baviera, e per soffocarle vengono mobilitate delle truppe, cosiddetti Freikorps, corpi franchi, che poi daranno linfa alle future organizzazioni del partito nazista. Quindi c'è una rivolta comunista, la Repubblica parlamentare di Weimar, guidata da un socialista, è costretta, per soffocare questa rivolta, ad allearsi con le forze di destra, come appunto i Freikorps. In quello stesso periodo la Germania è vittima di una terribile inflazione, proprio perché è chiamata, considerata principale responsabile della prima guerra mondiale, chiamata a rifondere le potenze vincitrici con enormi quantitativi di valuta e di oro, i famosi danni di guerra, che è costretta, chiamata, è obbligata a accettare il trattato di Versailles, che gli obbliga il pagamento di un ingente quantitativo per i danni di guerra. Questo, diciamo, trattato viene imposto ai tedeschi, e i tedeschi lo chiameranno da allora il Diktat, cioè dettato, viene dettato, per così dire, ai tedeschi. E questo termine Diktat, da allora lo ritroviamo ancora adesso nel linguaggio comune. Cosa vuol dire un Diktat? Che è una parola tedesca, vuol dire dettato, vuol dire un qualcosa che ti viene imposto e tu puoi solo accettare e sottoscrivere, cioè non è negoziabile, è un Diktat, è un atto che tu devi sottoscrivere, ma ti viene imposto con la forza. Enorme inflazione, questa è una banconota da 50 milioni di marchi, che è del 23. E le banconote hanno così poco valore che vengono portate con le carriole, e poi vale più la carta con cui vengono stampate, tanto che qua vedete, qua viene una foto dell'epoca, viene bruciato in un camino, e sotto pacchi di banconote vengono usate come giocattoli, come mattoncini da costruzione. La Germania, questi siamo ai primi anni 20, quando la Repubblica di Weimar attraversa il suo primo momento di crisi. Poi, grazie a una ripresa economica sostenuta soprattutto dai prestiti americani, la Repubblica di Weimar riuscirà a riprendersi. Ci sarà una riforma monetaria, verrà istituita una nuova moneta, e si riprenderà fino a diventare una potenza economica importante, e diciamo la lotta politica verrà meno. Solo che, visto che la Repubblica di Weimar si fondava soprattutto sui prestiti americani, col crollo di Wall Street del 29 c'è una ulteriore ricaduta, e proprio approfittando di questa situazione di nuova crisi che forze antisistema come il partito nazista riuscirà poi a prendere il potere. Quindi diciamo fino al 23-24 Weimar è in crisi, poi si riprende, va tutto bene, ma il crollo di Wall Street e tutte le conseguenze mondiali che ne vengono causate, trasmesse, vanno di nuovo a mettere in crisi la Repubblica di Weimar, e questa volta una forza antisistema riuscirà a prendere il potere. Altra vicenda che è importantissima, la rivoluzione d'ottobre, non stiamo qua a sintetizzarla, qua vedete un comizio di Lenin, qua vedete, questo è Trotsky. La rivoluzione d'ottobre scatena in tutta Europa una grande impressione e anche molti tentativi di imitazione. Tutti dicono che bisogna fare come in Russia, soprattutto le forze di sinistra, per i socialisti, vedono questa grande vittoria
delle masse popolari guidate da un nucleo di rivoluzionari diciamo professionisti, e quindi c'è un spirito di imitazione. La Russia comunque è l'Unione Sovietica, quella che poi diventerà l'Unione Sovietica, è ancora sotto diciamo scacco per via di una guerra civile che continua per anni. Quindi vedete da questa cartina, la parte blu sono le regioni rimaste sotto il controllo sovietico durante la guerra civile, molte regioni lontane nell'estremo oriente o nell'estrema periferia si proclamano indipendenti o comunque sono controllate da forze antirivoluzionarie, i famosi bianchi, il partito bianco contro il partito rosso bolscevico. Faccio notare che l'Ucraina in questo periodo tiene l'indipendenza e quindi poi verrà sconfitta e verrà di nuovo inglobata nell'Unione Sovietica con un genocidio poco conosciuto, ma per gli ucraini molto sentito, perché vennero fatti morire di fame, buona sostanza, la popolazione civile. Quindi questa rivalità ucraino-russa, che vediamo ancora adesso, nasce proprio da questa situazione, quando l'Ucraina ottiene l'indipendenza. Per alcuni anni è uno stato indipendente, ma poi i bolscevichi riescono a poco a riprendersi il controllo di tutte quante le zone che si erano proclamate autonome o che comunque non erano sotto il controllo comunista, e torna all'interno dei confini della nuova Unione Sovietica. I sovietici cercano anche di prendersi la Polonia, ma c'è una guerra che dura un paio d'anni e i polacchi riescono a mantenere la propria indipendenza. Da qui la rivalità polacco-russa, che già c'era stata nei secoli precedenti, trova un ulteriore diciamo elemento di polarizzazione. E non per niente i sovietici saranno ben felici di sottoscrivere il trattato Patto Ribbentrop-Molotov del 39 e a spartirsi la Polonia con Hitler, perché avevano anche loro un conto da regolare con i polacchi. Quindi la rivalità sovietico-polacca risale oltre ai precedenti storici anche a questa recente vicenda. Non solo il comunismo si afferma in Unione Sovietica, ma cerca di espandersi in tutto il mondo. Quindi nasce la Terza Internazionale o Comintern, un'organizzazione in cui vengono invitate a far parte tutte le forze socialiste o comuniste. Questi sono manifesti, uno in cirillico, l'altro in inglese. Chiaramente per tutte le forze di ispirazione comunista, Mosca è il punto di riferimento. In questi anni Mosca, essendo l'unico stato al mondo dove il comunismo è realizzato, perché non ci sono altri, a Mosca hanno costruito uno stato comunista, quindi tutti i simpatizzanti guardano all'Unione Sovietica come il faro del sole dell'avvenire, e chiaramente Mosca egemonizza poi i vari partiti dei vari stati europei. Quindi diciamo c'è un controllo sugli altri partiti di ispirazione comunista, perché chiaramente il punto di riferimento viene dall'Unione Sovietica. Torniamo in Italia, proprio per quello che abbiamo detto prima delle posizioni di Wilson, contrario alle concessioni, agli accordi fatti sotto banco col patto di Londra, e visto che col trattato di pace non si è riusciti a ottenere quello che si sperava, in Italia si comincia a parlare di vittoria mutilata. Cioè, non ci hanno dato tutto quello che abbiamo conquistato col sangue di 3 anni di guerra. E quindi c'è un notevole malumore nei confronti delle altre potenze, che dicono loro hanno fatto quello che hanno voluto, la Francia, l'Inghilterra, si sono spartite le colonie tedesche in Africa e altrove, la Francia ha riottenuto l'Alsazia e la Lorena, noi invece abbiamo avuto qualcosa, il Trentino, l'Alto Adige, Trieste, la zona di Pola,
però non quanto ci era stato promesso e che abbiamo pagato, tra virgolette, col sangue di 600.000 caduti. Ecco, qua vedete le richieste del patto di Londra, la differenza, dopo la vediamo in un'altra cartina, in particolare tutta la Dalmazia. L'Italia pretendeva anche, oltre all'Istria, la zona di Trieste, Fiume e una bella fetta di Dalmazia. Il problema, per così dire, è che con la nascita dello Stato jugoslavo, che nasce da niente, non era più un rapporto tra un vincitore, l'Italia, e uno sconfitto, l'impero austro-ungarico, ma era un rapporto tra uno Stato vincitore e un nuovo Stato che sorge in quel momento, che anche lui rivendica il principio di nazionalità riconosciuto dai 14 punti di Wilson. Quindi la posizione italiana si scontra con le richieste di un nuovo Stato, che è quello jugoslavo, che è sorto dalle ceneri dell'impero austro-ungarico. Un'altra cartina, sempre sul confine orientale, vedete il trattino rosso, è i territori promessi all'Italia, e invece quelli che effettivamente poi otterrà con l'ultimo trattato che chiude la questione dei confini fino alla Seconda Guerra Mondiale, che è il Trattato di Rapallo del 1920. Vedete la cartina, il bordo rosso è quello che l'Italia avrebbe voluto, compresa anche la Dalmazia, quindi fino a Spalato praticamente, Spalato compresa, e invece quello che ottiene col Trattato di Rapallo, che è un trattato con la Jugoslavia, col nuovo Stato jugoslavo. Quindi vabbè, il confine a nord con l'Austria è quello fino a Dobbiaco e a Merano e oltre, però il confine orientale, vedete, si ferma qua. C'è l'Istria, c'è qualche isola qua, Fiume rimane fuori. La città di Fiume è una delle tre città-stato libere che sorgono dopo la fine della prima guerra mondiale. Gli altri appunto erano Danzica e Memel. E quindi sulla vicenda di Fiume nasce un forte contrasto in Italia. Dall'altro si accusano i governi italiani di le forze più estremiste, chi ha combattuto i reduci, i ex irredentisti, accusano lo Stato italiano di essere debole, di aver accettato passivamente i 14 punti di Wilson e gli accordi di Parigi. Invece Fiume, proprio perché è una città, magari il circondario no, ma la città ha una fortissima presenza e tradizione italiana, Fiume è stata abbandonata dallo Stato italiano. E quindi un forte impulso da parte sia degli irredentisti fiumani, sia di una parte della popolazione dell'opinione pubblica italiana, dice no, Fiume deve essere italiano. E di fronte all'atteggiamento, diciamo, impotente del governo, si fanno avanti dei singoli che portano avanti un vero e proprio, diciamo, iniziative personali, dei veri e propri colpi di mano. Qua vediamo, questa è una vista di Fiume del 20, il 30 ottobre del 18 il Consiglio Nazionale Italiano, espressione della maggioranza italiana della città, assume i pieni poteri e proclamò l'annessione al Regno d'Italia. Gli irredentisti favorevoli all'annessione si contrapposero ai sostenitori dell'autonomia. Alla fine arrivano delle truppe italiane insieme a reparti francesi a presidio della città, però dopo vari scontri che avvengono tra truppe italiane e francesi, l'esercito italiano viene evacuato dalla città stessa. Però non tutti se ne vanno. Un gruppo di militari italiani e di arditi fiumani decidono di rimanere, ma visto che non si fidano dello Stato italiano,
si muovono per conto loro. Allora chiamano una figura simbolo che già si era espressa, sia, vi ricordate le volte scorse, a favore dell'entrata in guerra dell'Italia, poi era stato uno dei simboli della prima guerra mondiale in Italia, la beffa di Bucari, il volo su Vienna, chiedono aiuto a una figura simbolica come Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio accetta di guidare i volontari fiumani e i reparti dell'esercito italiano che sono, tra virgolette, abbutinati e che vogliono rimanere a controllare e a garantire l'italianità della città, accetta di guidarli. E nella notte tra l'11 e il 12 settembre 1919, Gabriele D'Annunzio, aiutato da reparti militari che si ribellano, partono da Ronchi dei Legionari e arrivano a Fiume. Ci sono dei tentativi di reparti dell'esercito italiano di impedire che loro possano andare oltre, ma poi D'Annunzio è una figura fin troppo nota, si presenta davanti ai soldati italiani che gli sbarrano la strada e dice: se mi volete sparare, sparate alle mie medaglie, cioè colpitemi bene nel petto e colpite le medaglie. Lui si presenta ovviamente in uniforme con tutte le sue decorazioni, quindi alla fine il blocco, diciamo, lo sbarramento nelle truppe italiane fedeli al governo è superato, lo lasciano passare e D'Annunzio con i suoi legionari entra a Fiume e prende concentra su di sé il governo della città. Qua in basso a destra vedete un francobollo emesso dalla città di Fiume. Chi è che sostiene D'Annunzio? Gli ex irredentisti e le forze, diciamo, ex combattenti, tra cui una nuova formazione politica che nasce in quel periodo, che sono i fasci di combattimento, guidate da un ex socialista che dirige un giornale che era stato interventista, Il Popolo d'Italia, che si chiama Benito Mussolini. E in questo momento D'Annunzio è la persona famosa, Mussolini è un quasi semi sconosciuto. Vedete una corrispondenza tra i due proprio su quei giorni, sulle vicende di Fiume. D'Annunzio e Mussolini: mio caro compagno, il dado è tratto, parto ora, domattina prenderò Fiume con le armi, il Dio d'Italia ti assiste. In realtà non lo prende con le armi perché lo lasciano passare, però D'Annunzio, la famosa retorica d'annunziana, qua la vedete in opera. Prenderò Fiume con le armi, il Dio d'Italia ci assista, mi levo dal letto febbricitante, ma non è possibile differire. Anche una volta lo spirito domerà la carne miserabile. Sostenete la causa vigorosamente, durante il conflitto vi abbraccio. D'Annunzio chiede aiuto, anche soprattutto economico, al giornale di Mussolini, che però Mussolini è abbastanza ambiguo. Lui da un lato ha la parte, diciamo, filo governativa, dall'altro c'ha la parte irredentista, quindi non prende una immediata posizione o comunque non lo sostiene abbastanza, e questa cosa D'Annunzio la nota subito e 4-5 giorni dopo gli manda questa lettera, che viene pubblicata sul Popolo d'Italia, il giornale di Mussolini, ma le parti evidenziate in giallo con accuse di D'Annunzio a Mussolini di ignavia vengono censurate, quindi la versione che esce sul Popolo d'Italia non è censurata dalle accuse più dirette che D'Annunzio fa a Mussolini, dicendogli sei un fifone, sei un ignavo, un pavido. Dice: mio caro Mussolini, mi stupisco di voi del popolo italiano, io ho rischiato tutto, dato tutto, ho avuto tutto, sono padrone di Fiume, del territorio, di una parte della linea di armistizio, quella di confine che dicevamo prima, delle navi, dei soldati che non vogliono obbedire se non a me. Non c'è nulla da fare contro di me, nessuno può togliermi da qui. Ho Fiume, tengo Fiume finché vivo, inoppugnabilmente. E poi questa parte censurata. E voi tremate di paura, voi vi lasciate mettere sul collo il piede porcino del più abietto truffatore che abbia mai illustrato la storia del cannoliume universale, cioè il presidente del Consiglio di allora, Francesco Saverio Nitti. Che appunto cerca di gestire la situazione e viene accusato appunto di essere un abietto truffatore. Qualunque altro paese, anche la Lapponia, regione della Finlandia, anche la Finlandia tiene indipendenza in quel momento, nasce come stato sovrano, avrebbe rovesciato quell'uomo, quegli uomini, e voi state lì a cianciare mentre noi lottiamo d'attimo in attimo
con un'energia che fa di questa impresa la più bella dopo la dipartita dei mille. Dove sono i combattenti, gli arditi, i volontari, i futuristi? Cioè D'Annunzio dice il governo non fa niente, il governo è guidato da un vile porcino, abietto truffatore. E voi lì in Italia cosa fate? Non ci sostenete? Perché non prendete le armi e non rovesciate questo? Già nel 19. Non fate qualcosa. Dove sono i combattenti, gli arditi, i volontari, i futuristi? Cioè fate qualcosa contro questo, diciamo, ignavia. Io ho tutti i soldati qui, tutti i soldati in uniformi, di tutte le armi. È un'impresa di regolari. E non ci aiutate neppure con sottoscrizioni e collette. Dobbiamo fare tutto da noi, con la nostra povertà. Svegliatevi e vergognatevi anche. Cioè D'Annunzio da giù pari come Mussolini. Se almeno mezza Italia somigliasse ai fiumani avremmo il dominio del mondo, ma fiume non è se non una cima solitaria dell'eroismo dove sarà dolce morire ricevendo un ultimo sorso della sua acqua. Ovviamente retorica d'annunziana in action. Non c'è proprio nulla da sperare, e le vostre promesse, voi capite bene che questa parte viene censurata sul Popolo d'Italia, e le vostre promesse bucate almeno la pancia che vi opprime e sgonfiatela, altrimenti verrò io quando avrò consolidato qui il mio potere, ma non vi guarderò in faccia. Su, scuotetevi, pigri dell'eterna siesta. Cioè D'Annunzio che da Mussolini un bel ignavo pigro fa un certo effetto, ma dovete pensare che in realtà è Mussolini che copia D'Annunzio, è Mussolini che realizza quello che D'Annunzio non riuscirà a fare qualche anno dopo. Ma il modello fascista è la copia dell'esperienza d'annunziana a Fiume, senza quell'alone di romanticismo e anche di libertà, perché D'Annunzio istituisce a Fiume la reggenza italiana del Quarnaro, è una specie di una repubblica anarchica dove troviamo personaggi più strani, anche molto libera, sia sessualmente che anche il voto alle donne, concedono il voto alle donne primi in assoluto, diciamo anarchica e rivoluzionaria insieme, quindi ovviamente ben diversa dal fascismo successivo, ma comunque i metodi, la tecnica, le immagini, gli stilemi sono Mussolini li prende da D'Annunzio, li fa propri e li userà poi. E qua vedete D'Annunzio che rimprovera Mussolini per la sua incapacità. Lo solo c'è da dire che Mussolini, spronato, organizza una grande colletta a favore di D'Annunzio, raccoglie fino a 3 milioni di lire, però gliene versa solo una parte. E infatti poi da lì ci sarà l'accusa, dove sono finiti i soldi, non vanno tutti a Fiume questi soldi, in parte Mussolini se li tiene, ma non per diciamo fini personali propri, non siamo tipo Tangentopoli, ma li usa per finanziare e costruire il suo movimento in Italia, per i fasci di combattimento in Italia. Cioè lui fa la campagna pro D'Annunzio dicendo aiutate i volontari fiumani che difendono la città, però una parte dei soldi che raccoglie, ne raccoglie tanti, se li tiene lui. D'Annunzio poi lo sa, gli fa una ricevuta ex post dicendo sì, so che una parte dei soldi li ha utilizzati per sostenere la campagna lì in Italia, a Milano, il Popolo d'Italia sta a Milano. Però insomma, questi soldi vengono stornati, utilizzati da Mussolini per costruire il suo movimento politico in Italia. Come vi dicevo, la reggenza, D'Annunzio istituisce la reggenza del Quarnaro, l'esperienza di D'Annunzio va del suo governo a Fiume va dal settembre del 19 al dicembre del 20. Qua vedete il simbolo, la bandiera della reggenza italiana del Quarnaro, il simbolo è chi contro di noi, e qua vedete le polemiche, D'Annunzio feroce contro i suoi rivali, e qua se la prende con questo signore che è Francesco Saverio Nitti. Dice impotente a domarci, presidente del consiglio liberale, impotente a domarci sua indecenza alla degenerazione adiposa, cioè grasso, si propone di perché allora il governo italiano cosa fa? Allora non può arrivare allo scontro diretto perché sono italiani contro gli italiani, fa un blocco navale attorno e fa anche un blocco di rifornimenti per in qualche modo affamare volontari d'annunziani, però di conseguenza anche la città, anche la popolazione civile di Fiume ne risente. E chiaramente D'Annunzio utilizza questa
quest'arma, dice, questa sua, la degenerazione adiposa, quel mostro ciccione, si propone di affamare i bambini e le donne che con le bocche santificano, gridano viva l'Italia. E di nuovo raccogliete per il popolo di fiume viveri e denaro. La vicenda va avanti fino a quando il governo Nitti cade, il nuovo presidente del consiglio, che è Giolitti, che è una vecchia volpe. Cosa fa Giolitti? Giolitti arriva alle trattative con gli jugoslavi, col trattato di Rapallo del 20, e c'è l'accettazione, si arriva a un compromesso, cioè Fiume diventa, diciamo, viene confermata il suo essere città libera, e gli viene riconosciuto anche un corridoio, che è questo, che gli permette di avere un collegamento diretto con la restante parte dell'Istria italiana. E poi a un certo punto ordina all'esercito di intervenire. Nel dicembre del 20 le navi italiane sparano su Fiume, sul comando di D'Annunzio, qualche cannonata, e D'Annunzio è costretto a cedere. Mentre si sta discutendo il trattato di Rapallo, qua vedete la firma del trattato, questo è Giolitti, questo seduto, i danunziani e i volontari fiumani, che sono tipi molto strani e molto eccentrici, oltre a protestare, ovviamente fanno anche dei gesti simbolici incredibili. Questo è Guido Keller, è seduto su un pitale, sì, perché lui è un personaggio stranissimo, eccentrico, oserei dire dadaista. Lui era un pilota della squadriglia di Baracca. Quando Baracca, eroe di guerra, quando un pilota d'aereo, quando Baracca venne abbattuto, lui subito andò a cercarlo e volteggiò per ore sul montello cercando l'aereo del suo comandante, più volte decorato, diciamo un simile D'Annunzio, esteta, sessualmente ambiguo. A Fiume in quel momento era proprio veramente altro che il 68, era Woodstock, era veramente un ambiente molto cena di ogni. E lui, come di sua iniziativa, prende un aereo da Fiume, vola su Roma e butta sulla Camera dei Deputati, che sta ratificando il trattato di Rapallo, un pitale, che è quello che vedete, e poi se ne torna indietro come gesto di, anzi, cioè, dei fiori che li butta sul Quirinale in omaggio alla regina dall'aereo, e poi vola sopra la Camera dei Deputati e gli butta un vaso da notte pieno di ortaggi, non di altro, insomma, come spregio di questo Parlamento che aveva ratificato il trattato di Rapallo. Diciamo, è un esteta, un danunziano nel senso letterale del termine. Infatti morirà un giovane in un incidente d'auto ed è sepolto al Vittoriano insieme a D'Annunzio, perché D'Annunzio lo stimerà molto, e visto che morirà negli pochi anni dopo in un incidente d'auto, lui sosterrà il fascismo ma poi se ne discosterà, e D'Annunzio lo farà seppellire nel Vittoriano a Gardone, dove poi anche lui verrà. Quindi è una delle tombe che sono presenti, per chi lo va a visitare trovate questo Guido Keller, che è un personaggio assolutamente incredibile, che fa questo gesto estremo di gettare il pitale sul Parlamento italiano. Però, diciamo, D'Annunzio, Giolitti, vecchia volpe, riesce a disinnescare la questione fiumana col trattato di Rapallo. E qua vedete da quest'ultima cartina sui confini tutti gli spostamenti del confine orientale dal 15 fino alla fine della seconda guerra mondiale, fino al trattato di Osimo, che è degli anni 70, che non fa altro che ratificare quello che già era avvenuto con la fine della seconda guerra mondiale. Quindi la parte più scorre è il confine italiano prima della prima guerra mondiale, questo. Poi le conquiste successive fino al massimo, diciamo, delle conquiste italiane, che sono la parte gialla, tutta l'Istria, Dalmazia, vedete il corridoio di Fiume. Perché poi Fiume, con Mussolini, non ho detto che dopo Rapallo Mussolini riesce a ottenere Fiume, riconoscimento di Fiume come pienamente territorio italiano, compreso il suo corridoio. Quindi
la conquista massima italiana in giallo e poi la linea di demarcazione stabilita dagli inglesi alla fine della Seconda Guerra Mondiale e poi le ultime due zone, la zona libera di Trieste fino al 54 e che poi entrerà a far parte della nuova Repubblica Italiana, e questa è la zona B, trattato di Osimo, anni 70, la zona A e zona B, che non è altro che il riconoscimento che l'Italia viene concesso il territorio di Trieste, mentre la zona di Capodistria va definitivamente alla Jugoslavia. Questi trattati non sono poi stati più rimessi in discussione neanche dopo la fine della Jugoslavia stessa. Quindi questo è il confine, diciamo, il confine finale italiano orientale, questo arriva qua. Ma negli anni 20 era di tutt'altra, diciamo, dimensione. Una caratteristica di questi pochi anni che ci stiamo occupando oggi è l'instabilità politica. Qua vi ho fatto un breve riassunto dei governi che si sono succeduti dal 19 al 22. Come potete vedere, il primo è Vittorio Emanuele Orlando, che entra in carica con dopo Caporetto e termina il suo mandato nel 19. Ma se voi guardate i governi successivi, sono dal giugno al 19 alla fine di ottobre del 22, abbiamo quattro diversi presidenti del Consiglio e questi sono i governi, perché Nitti ne ha due e Facchetta ne ha due, e sei governi, quindi in tre anni abbiamo sei governi, quindi un governo ogni sei mesi. Voi capite, neanche nella vituperata Prima Repubblica con i governi balneari si arrivava a quei monocolori di C, neanche nella Prima Repubblica degli anni 70 così si arrivava a una così elevata turnazione di governi. Voi vedete, le figure sono abbastanza di secondo piano, se non tranne quella di Giolitti, che questo è. Abbiamo due di Nitti, Nitti 1 e Nitti 2, Giolitti, Bonomi, che è un socialista riformista, e poi l'ultimo, che è Facta, che è un giolittiano di secondo ordine, che però si troverà a gestire la situazione di massima crisi della democrazia italiana di quel momento e la gestirà con esiti che tutti conosciamo. In questi stessi anni c'è l'affermazione di nuovi partiti politici che prima non esistevano e che non sono gli eredi della tradizione risorgimentale. Il 18 gennaio 1919 nasce il Partito Popolare Italiano, fondato da Don Luigi Sturzo, che, lui si bada bene, non vuole essere un partito confessionale, cioè non è un partito cattolico, ma un partito formato di cattolici, quindi aperto anche alle altre istanze. Non è un partito confessionale, al quale possono partecipare solo chi si riconosce pienamente nel cattolicesimo. E questa è una notevole distinzione, che poi verrà ripresa anche dalla Democrazia Cristiana. Quindi un partito di cattolici e non un partito confessionale cattolico. E il Partito Popolare ha un grosso successo elettorale nelle elezioni del 19, insieme ai socialisti. Qua vedete elezioni politiche del 19, vedete i simboli delle principali forze politiche, il Partito Popolare Italiano, i liberali, i socialisti e il Partito dei Combattenti, con il simbolo del Giglio di Trieste, che è una delle prime forze che raggruppa i reduci e che poi finirà, confluirà nel Partito Fascista. Nel 19 nasce anche un altro partito, il 23 marzo, a Milano, in piazza San Sepolcro, in una sala concessa dall'associazione industriale che vedete, Benito Mussolini, in basso a destra, fonda i fasci di combattimento. Questo è il Popolo d'Italia che riprende la notizia, dice imponente adunata di re a Milano, in realtà non sono poi tanti, però chiaramente lì siamo in propaganda. Ecco, qua vedete il proclama. La durata del 23 marzo rivolge il suo primo saluto e il suo memore reverente pensiero ai figli d'Italia che sono caduti, mutilati e invalidi. Dichiara quali sono gli obiettivi politici. La durata del 23 marzo dichiara di opporsi all'imperialismo degli altri popoli a danno dell'Italia e
e all'eventuale imperialismo italiano danno agli altri popoli. Un po' Cerchio Bottista dice: noi siamo contro l'imperialismo degli altri, contro di noi, ma anche contro il nostro stesso imperialismo. Accetta il postulato supremo della società delle nazioni, Wilson, e presuppone l'integrazione di ognuna di esse, integrazione che per quanto riguarda l'Italia deve realizzarsi sulle Alpi e sull'Adriatico, con la rivendicazione e annessione di Fiume della Dalmazia. Dice: sì, accetto la società delle nazioni, ma voglio Fiume e la Dalmazia. La vicenda di Fiume, qua siamo nel marzo, D'Annunzio parte a settembre del 19 con la sua impresa, ma già in quel momento, a 4 mesi dalla fine della guerra, già Fiume, il tema di Fiume è diciamo un issue, un elemento fondamentale della politica estera italiana. La durata del 23 marzo, impegni fascisti a sabotare con tutti i mezzi la candidatura dei neutralisti di tutti i partiti, cioè quelli che sono dichiarati neutrali con l'entrata in conflitto. Ma qual è il programma dei fasci italiani di combattimento? Perché noi adesso sappiamo tutto del fascismo e di come soprattutto è andata a finire. Ma un elettore del 19, il partito fascista si presenta alle elezioni del 19 e prende lo 0, quindi non ha pochissimi, ha un insuccesso alla prima consultazione elettorale in cui si presenta. Questo è il programma dei fasci italiani di combattimento del 19. Io vi invito a leggerlo perché penso vi sorprenderà abbastanza. Voi sapete benissimo che i programmi dei partiti politici sono scritti nella sabbia o nel vento, ma un po' cinicamente uno potrebbe pensare così. Vi invito a leggerlo perché vi sorprenderà. Spero che si riesca a leggere. Ecco il programma nazionale di un movimento sanamente italiano, rivoluzionario, perché antidogmatico, antidemagogico, fortemente innovatore. Andiamo sotto. Noi vogliamo suffragio universale a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, voto ed eleggibilità per le donne. Mi sorprende. Partito, i fasci italiani vogliono il voto alle donne del 19. Ricordo che il voto alle donne arriverà solo con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il minimo di età per gli elettori è abbassato a 18 anni rispetto a, e per i deputati a 25. Abolizione del Senato. Mi dice qualcosa? Fasci di combattimento 1919, Benito Mussolini. Convocazione dell'Assemblea Nazionale per la durata di 3 anni, il primo compito è quello di stabilire la forma di costituzione dello Stato. Attenzione, addirittura qua riemerge l'atteggiamento vecchio socialista e repubblicano del giovane Mussolini. Lui addirittura dice: discutiamo la forma dello Stato, cioè monarchia, cioè non lo dice vogliamo referendum monarchia repubblica, però fa capire che se io metto in discussione, se sono in un regno d'Italia, metto in discussione la forma costituzionale dello Stato, vuol dire che io magari penserei che oltre al re potrebbe esserci anche un'altra forma di capo dello Stato diverso, quindi un Presidente della Repubblica. Formazione di consigli nazionali tecnici del lavoro, di industria dei trasporti, dell'igiene, con poteri legislativi e col diritto di eleggere un commissario con poteri di ministro. Quindi diciamo riconoscimento delle attività produttive e professionali anche con funzioni legislative. Questo è per il problema politico, per il problema sociale. Noi vogliamo la sollecita promulgazione di una legge dello Stato che sancisca per tutti i lavoratori la giornata legale di 8 ore di lavoro. Le 8 ore. E poi alla fine poi le darà, cioè il fascismo le dà. Minimo di paga. La partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al funzionamento tecnico dell'industria. L'affidamento alle stesse organizzazioni proletarie, che ne siano degne, della gestione di industrie o servizi pubblici. Signori, questa è la socializzazione delle imprese, cioè che è un tema che però curiosamente verrà, vediamo se qualcuno è bravo, se lo ricorda, quando verrà riproposto dai fascisti questo tema della socializzazione dell'impresa? Esatto, alla fine. Con la Repubblica di Salò, i fascisti duri e puri, diciamo, di sinistra, torneranno in auge e per quel breve periodo tornerà di nuovo fuori il tema della socializzazione, dell'espropriazione e socializzazione delle imprese. Rapida e completa sistemazione dei ferrovieri, perché c'è l'avvertenza dei ferrovieri che era e di tutte le industrie di trasporti, una necessaria modificazione del progetto di legge di assicurazione sull'invalidità e sulla vecchiaia, abbassando il limite di età proposto attualmente a 65 anni a 55 anni. Pensione a 55 anni. Come mai uno è diventato fascista? Cioè, con un programma del genere è chiaro che per il problema militare noi vogliamo l'istituzione di una milizia nazionale, che poi ci sarà,
una nazionalizzazione di tutte le fabbriche di armi e di esplosivi, una politica estera nazionale intesa a valorizzare nelle competizioni pacifiche delle civiltà la nazione italiana del mondo. E poi sotto, noi vogliamo una forte imposta straordinaria sul capitale, a carattere progressivo, che abbia la forma di espropriazione parziale di tutte le ricchezze. E Lenin? No. Il sequestro di tutti... Qua il vecchio mangiapreti romagnolo. Il sequestro di tutti i beni delle congregazioni religiose e l'abolizione di tutte le mense vescovili, che costituiscono un'enorme passività per la nazione. Si vede che lo Stato finanziava queste istituzioni. La revisione di tutti i contratti di fornitori di guerra e il sequestro dell'85% dei profitti di guerra, perché questo era un tema molto forte immediatamente alla fine della guerra, che la crisi economica, come si stava affermando, perché c'era la riconversione industriale e c'era l'odio nei confronti di quelli che venivano chiamati i pescecani. Chi erano i pescecani? Erano gli industriali che avevano approfittato delle commesse belliche durante la guerra, si erano arricchiti moltissimo, avevano guadagnato tantissimo perché lo Stato pagava, perché ha bisogno che gli costruissero materiali bellici, e quindi c'era questo enorme arricchimento di questi capitalisti definiti pescecani, e qua impongono espropriazioni, sequestri e confische dell'85%. Questo è il programma dei fasci di combattimento 1919. Vi invito appunto a riflettere. Dice, come mai il fascismo ebbe così tanto successo? La gente del 19 non sapeva come sarebbe andata a finire, e quindi col senno di poi è facile giudicare. Contemporaneamente, proprio in quello stesso periodo, sulla base di molte istanze, perché qua è un social fascismo comunismo quello dei fasci di combattimento, è un programma molto di sinistra. Ed è un periodo in cui le forze di sinistra, il Partito Socialista in particolare, e addirittura viene anche scavalcato a sinistra, si impongono in un periodo di forti tensioni sociali che passerà alla storia col nome di Biennio Rosso, nel periodo 1919-1920. Occupazione delle fabbriche, armate e violenza politica. Vediamo un po' quali sono gli elementi di questo Biennio Rosso. Le cause sono sia di ordine economico e sociale, quindi la crisi economica causata dalla riconversione industriale, un problema che hanno tutte le potenze, sia quelli che hanno perso, chiaramente chi ha perso ancora peggio, pensate alla Germania che aveva anche tutti i problemi dei debiti di guerra, ma anche l'Italia, perché l'industria, che se vi ricordate alla precedente incontro, vi ho fatto vedere come erano cresciute le industrie italiane, sia come capitali, ma anche come numero di operai. Quindi l'Ansaldo, la Fiat, che erano mobilitate per la produzione bellica, finita la guerra, chiaramente le commesse militari terminano, nessuno più ordina cannoni, camion, aerei, munizioni o altro, e quindi tutti questi operai che erano stati assunti per produrre sempre più armamenti si ritrovano a spasso. E quindi c'è una grossa crisi economica causata dalla riconversione industriale, disoccupazione, conseguenza della prima, aumento del costo della vita, inflazione, aumento del carico fiscale, perché non c'era l'idea di un'imposta progressiva, i fasci di combattimento chiedono, vogliamo un'imposta progressiva, mancata distribuzione delle terre ai contadini, perché è una delle promesse, se non fatte formalmente, ma quantomeno diciamo che circolavano ai soldati contadini. L'esercito italiano era fatto da contadini, la stragrande maggioranza dei combattenti e degli sfanti erano contadini, anche perché gli operai erano una popolazione pochi, soprattutto gli operai erano un'elite che non è andata a fare la guerra. Gli operai, proprio perché erano operai professionalmente specializzati, erano rimasti nelle fabbriche e non erano andati al fronte. Chi è andato al fronte erano soprattutto i contadini. E quindi il contadino che va al fronte accetta i sacrifici di 3 anni di guerra con la promessa, ma dopo poi torni a casa e le terre diventano tue. Questo problema della mancata distribuzione delle terre ai reduci è uno degli elementi che poi scatenerà anche le rivolte. Il problema più in generale è del reinserimento nella vita civile degli ex combattenti, fattori politici interni e esterni. Quindi avanzate di partiti popolari estranei alla tradizione risorgimentale, come dicevo prima, il Partito Popolare, il Partito Socialista. E poi l'affermazione della rivoluzione bolscevica e la sua mitizzazione. Cioè, c'è niente da fare per le masse operaie, proletarie, contadine, vedere in Russia cosa è successo, hanno ribaltato, rovesciato lo zar,
la Russia diventa la Russia bolscevica, Lenin diventano dei miti assoluti, e dappertutto in Europa si dice che dobbiamo fare come in Russia. C'è le rivolte in Germania, ci provano, la Lega di Spartaco e altro. In Ungheria c'è una rivolta guidata da Béla Kun, i comunisti ungheresi prendono il potere per breve tempo, poi dopo vengono soffocati. Ma nelle forze di sinistra il faro, il punto di riferimento assoluto è Lenin e quello che ha fatto in Russia. Nessuno va a vedere cosa poi operativamente cosa succede in Russia, la crisi, la collettivizzazione forzata, i morti per fame, la dittatura del proletariato e le conseguenze negative. In quel momento quello che arriva all'esterno veicolato dai giornali d'area è il mito assoluto della vittoria del bolscevismo, e quindi il mito dobbiamo fare come in Russia ha una forte presa. Quindi e come vengono e poi nel pratica cosa succede durante questo biennio rosso? Rivolte contadine, occupazione delle terre, occupazione delle fabbriche, tumulti popolari. Ad esempio ad Ancona c'è addirittura la città si ribella, un reparto militare di bersaglieri si ribella, agitazione organizzata dei sindacati. Quindi è una situazione di instabilità politica forte con rivolte a cui i governi deboli che abbiamo visto nelle slide prima si trovano in difficoltà a gestire. Qua vedete una copertina una prima pagina dell'Avanti, produzione proletaria senza profitto capitalistico in tutta l'Italia, gli officini metallurgici che sono nelle mani dei lavoratori. Ovviamente anche qui è propaganda perché non erano tutte le officine, però l'Avanti, siamo i socialisti, i comunisti ancora non esistono, l'Avanti celebra l'occupazione delle fabbriche. Il Partito Socialista in questo periodo è guidato dai massimalisti, ve lo ricordo. I massimalisti sono quelli che guardano con benevolenza all'idea, quello che sta succedendo e è successo in Russia, all'idea della rivoluzione del proletariato sono contrari alle collaborazioni con le altre forze borghesi, con i liberali, con gli altri partiti. Già c'era stata una scissione socialista, proprio Bonomi, che poi lo vediamo Presidente del Consiglio, era un socialista che però era un moderato e in occasione della scoppia della Prima Guerra Mondiale, quando i socialisti si schierano contro, lui invece collabora con le forze liberali ed entra anche nel dicastero, nel governo, nazionale che sostiene Orlando. E poi lo troviamo Presidente del Consiglio dopo. Ma il Partito Socialista è in mano alle forze massimaliste, e quindi tra virgolette estremiste, ma non abbastanza perché poi subirà un'ulteriore scissione poco dopo. E adesso andiamo all'ultima parte della nostra conferenza, passaggio dal biennio rosso al ventennio nero. Ma arriviamo solo al 22, ve lo prometto, non è che arriviamo fino al 43. Come vi dicevo prima, il Partito Socialista è la forza più importante, è quella che guida il biennio rosso, però subisce una serie di fratture. La prima è l'uscita dei socialisti moderati di Bonomi, contemporanea con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. E la perdita più importante, la frammentazione più importante, è quella che avviene al 17° congresso socialista che si tiene a Livorno nel gennaio del 21. Avrete notato che le forze di sinistra hanno una particolare propensione a dividersi e frantumarsi e spezzettarsi, appena possono si litigano e si dividono. C'è sempre una ricerca della purezza, no? E come diceva Nenni, famoso aforisma, a forza di fare i puri, troverai sempre uno più puro di te che ti è pura. E comunque il segretario del Partito Socialista in quel momento è Serrati, questo signore qua, che è sinistra massimalista. A Livorno però i socialisti si dividono, e una parte che si riconosce pienamente nelle direttive che vengono da Mosca, guidata da Amedeo Bordiga e da Gramsci, si separano e fondano un nuovo partito che è il Partito Comunista Italiano.
Gramsci lo conoscete penso tutti, Bordiga penso sia invece assolutamente sconosciuto, non trovate qua delle vie, via Bordiga, via, mentre trovate via Togliatti, via Gramsci ovunque, o via Terracini. Bordiga è un personaggio, è lui che guida la scissione dei, dei quelli che andranno a costituire il nuovo Partito Comunista, però lui successivamente viene arrestato col fascismo, ma cade in disgrazia perché si permette negli anni 20 e 30 di criticare, di difendere Trotsky contro Stalin, e quindi viene messo da parte dalla, da Togliatti e dagli altri, diciamo, leader comunisti italiani ortodossi con Mosca, e lui poi la sua carriera politica finisce, insomma, muore nel 70, ma è in realtà è l'artefice della nascita del Partito Comunista, ma nessuno penso lo ricordi, perché Gramsci è un vice di Bordiga, Bordiga la figura, Amedeo Bordiga è napoletano, è la figura più importante. Quindi perché si arriva a questa scissione? Abbiamo detto che i socialisti sono già massimalisti, no, però il tema della scissione è proprio determinato da una richiesta di assoluta fedeltà a Lenin e a Mosca, e anche dalla richiesta che veniva da Lenin di espellere tutti gli altri componenti all'interno del Partito Socialista di natura più moderata. Abbiamo visto che Bonomi già era uscito, ma chi c'è rimasto? C'è rimasto Turati. Turati, che era il leader del Partito Socialista, aveva fondato lui nel 1892 il Partito Socialista. Però Turati ha una posizione moderata e non chiude un occhio alle possibili collaborazioni con le altre forze politiche liberali. Ma le direttive da Mosca erano i socialisti devono espellere chiunque voglia collaborare con le forze tra virgolette borghesi, e quindi la linea di Bordiga e Gramsci non passa, e allora loro escono dal partito e fondano il Partito Comunista d'Italia. E questa divisione avrà una notevole conseguenza politica, perché frammenterà appunto il fronte delle sinistre, non tanto nel 21 non lo capirà, ma già l'anno dopo avrà un peso notevole. Ma nonostante l'uscita, diciamo, da sinistra dei comunisti, il Partito Socialista subirà un'ulteriore divisione l'anno dopo, con la fuoriuscita della componente moderata di Turati e di Matteotti, che fonderanno il Partito Socialista Unitario, quello che erede suo sarà poi il Partito Socialdemocratico di Saragat. E quindi vediamo un Partito Socialista che tra il 21 e il 22 perde pezzi, e questo è chiaramente un indebolimento di tutto lo schieramento della sinistra. E qua vedete una bellissima vignetta del giornale satirico L'Asino, a commento, è del gennaio del 21, la scissione di Livorno, la nascita del Partito Comunista è del gennaio del 21, e qua vedete questa vignetta, questo giornale satirico, spero che si veda bene, dice: gli estremi si toccano, quello in altro con questo viso un po' ghigno satanico è Lenin, che dice: finalmente ho vinto, il Partito Socialista Italiano scisso. E sotto, questo signore qua, non vi conoscete, comunque è una caricatura di Giolitti, leader liberale di vecchia data, che dice: il miglior successo della mia politica, il Partito Socialista Italiano si è scisso. Quindi entrambi, dice, da qui il titolo, gli estremi si toccano, quindi dall'estrema sinistra all'area liberale, diciamo di destra, di estrema destra, no, di diciamo centrodestra, che dicono: evviva, il Partito Socialista, importantissima forza politica, l'abbiamo frantumata. In questi anni, come vi ho già accennato prima, la violenza politica subisce un crescendo, soprattutto sostenuta dal crescere del movimento fascista. Qua vedete un assalto a una camera del lavoro a Bologna, quelle foto, e poi l'episodio più famoso di simbolico di violenza politica a danni delle forze di sinistra è l'occupazione del giornale socialista Avanti nel 1919. Qua avete un giornale l'Ardito
che celebra, dice, dal balcone dell'avanti sventola il vestito nero, quindi viene occupato il principale, in un'epoca in cui la radio non c'è ancora, quindi il principale mezzo di diffusione delle notizie politiche sono i giornali di partito, occupare l'avanti è come conquistare il castello dell'avversario, insomma. E quindi simbolicamente fu un atto molto forte. Ecco, arriviamo molto velocemente alla fine. Il movimento fascista, come vi dicevo, si rafforza e prende a modello tutte le idee di D'Annunzio. Una delle idee che aveva avuto D'Annunzio era, come vi accennavo prima, era noi siamo qua a Fiume, bisogna che dall'Italia ci sia un forte movimento che prenda e marci su Roma e ottenga il riconoscimento della annessione della città fiumana all'Italia, forzando il Parlamento. Questa cosa D'Annunzio non la riesce a fare, però l'idea della marcia su Roma la prende Mussolini e la realizza due anni dopo. Qua Mussolini al congresso del partito, nel frattempo i fasci di combattimento si sono trasformati in un vero e proprio partito, PNF, Partito Nazionale Fascista, al congresso alla donata di Napoli del 24 ottobre del 22, Mussolini dichiara, questa è una foto sul palco, o ci daranno il governo o lo prenderemo calando a Roma. Mussolini già si sente così forte da rivendicare la guida del governo. In questo momento il Presidente del Consiglio è Facta, che guida il Facta 2, il secondo governo Facta. È un liberale giollittiano di seconda schiera, non è una figura molto importante, è la classica figura di compromesso. Sicuramente ci fosse stato Giolitti, non se le cose non sarebbero andate così. Poi non v'ho detto, un altro merito di Giolitti è che Giolitti disinnesca il biennio rosso, quando è Presidente del Consiglio lui, perché se guardate la cronologia dei Presidenti del Consiglio, Giolitti è in carica dal giugno del 20 a luglio del 21 col suo quinto governo e Giolitti disinnesca il biennio rosso. Come fa? Da un lato rifiuta le richieste degli industriali che chiedevano l'intervento della forza pubblica per liberare le fabbriche occupate dagli operai, cioè lui, una politica che lui aveva sempre fatto anche nell'età giolittiana, quella di inizio della Belle Époque, dice lo Stato non deve entrare nelle controversie tra capitale e lavoro, cioè non deve entrare con la forza armata nelle controversie tra capitale e lavoro. Quindi lui si rifiuta, nonostante le richieste degli industriali che hanno le fabbriche occupate, si rifiuta di far intervenire l'esercito, la forza pubblica per sgomberare le fabbriche occupate. E dall'altro approvano delle leggi, provvedimenti di natura economica a vantaggio delle classi medio-ambienti che in qualche modo disinnescano il biennio rosso. Così come poi Giolitti aveva disinnescato la bomba di Fiume col trattato di Rapallo. Quindi anche il valore di uno statista e anche invece l'incapacità di altri. Ecco, in questo momento il Presidente del Consiglio, siamo nell'autunno del 22, è Facta, il suo secondo governo. E Mussolini vuole prendere il potere con una marcia su Roma per forzare la mano a un governo che è traballante. Qua un telegramma di Facta è consapevole della cosa e manda un telegramma, questo è un telegramma di Facta al prefetto di Pisa del 26 ottobre, la marcia su Roma è il 28 ottobre del 22, data simbolo per il fascismo che faceva anche festa in quella data. Qua il 24 ottobre Mussolini dice noi caleremo su Napoli, da Napoli dice noi caleremo su Roma. Il 26 Facta dice vi sono fondati timori che sia imminente un moto rivoluzionario fascista contro uffici e organi governativi. Il governo dispone che qualora ciò si verifichi, dopo esperito ogni altro mezzo, si faccia uso delle armi. Quindi comunque il Presidente del Consiglio dirà che sia magari una figura di secondo piano in questo momento, avvisa i prefetti della possibilità di dover ricorrere all'uso della forza. Però questo non avviene, perché? Perché le forze fasciste si avvicinano a Roma, sono a Perugia, sono ferme a Perugia, il governo riesce a bloccare le linee ferroviarie di avvicinamento a Roma. Mussolini non è alla guida della marcia su Roma, lui se ne sta prudentemente a Milano. Mussolini in questi giorni è a Milano, sono i suoi che vanno giù, perché non si fida.
Il governo FACTA ha pronto però un atto fondamentale per disinnescare i tentativi fascisti. Che cos'è? Il decreto di stato d'assedio. Cioè, decretare lo stato d'assedio a Roma dintorni, che avrebbe fatto sì che l'esercito sarebbe stato chiamato a intervenire per disarmare le formazioni fasciste che si avvicinavano alla città. Il governo FACTA, il 28 ottobre, presente FACTA, va dal re col decreto. Il re non lo firma. Nell'eterno dibattito Vittorio Emanuele III, le sue responsabilità, perché ha firmato le leggi razziali, perché l'8 settembre è scappato, è vero, ma a mio avviso a livello di gravità istituzionale l'atto, diciamo la colpa per così dire, se vogliamo, di Vittorio Emanuele è questa, cioè non aver firmato. In questo momento il re è, come il Presidente della Repubblica, è un tutore, è una figura, diciamo, non può prendere delle decisioni politiche così forti come non firmare un atto del governo se il governo ha tutti i poteri legittimi per emanarlo. Un conto è un atto d'arbitrio, ma questo è un atto di ordine pubblico richiesto dal Presidente del Consiglio in carica. Non è che arriva uno con un documento scritto alla bene meglio. Però il re fa una decisione profondamente politica di non firmare il decreto di stato d'assedio e quindi di consentire l'entrata delle forze fasciste a Roma, che entreranno e sfileranno davanti al Quirinale qua il 31 di ottobre, quindi a marcia su Roma il 28, ma in realtà entrano dopo il 28, perché fino al 28 c'è il timore che l'esercito, su ordine del re, in base agli atti firmati, avrebbe potuto soffocare e intervenire e fermare la rivolta. Ma Vittorio Emanuele fa una scelta rivoluzionaria, nel senso è contraria e rinnega lo statuto albertino, la carta costituzionale italiana in vigore dal 1848 in avanti, facendo la decisione politica, non firmando l'atto del Presidente del Consiglio in carica che gli chiedeva di instaurare lo stato d'assedio a Roma, e anzi incontra Mussolini e gli affida l'incarico di formare il nuovo governo. Celebre foto di Mussolini, vedete, formale, molto intimidito, quasi molto, che china la testa di fronte al re più basso di lui, non in divisa fascista o altro, ma in doppio petto. Mussolini ha la sua anche abilità, è anche quella di presentarsi come un moderato. Il primo governo Mussolini contiene, i fascisti sono molto pochi, ci sono altre forze, diciamo, moderate all'interno, e anche per dare una parvenza di, cioè, un'immagine di tranquillità e moderazione. Però una data fondamentale e le responsabilità della monarchia in questo caso ci sono tutte. Cioè, non firmando il decreto di stato d'assedio presentato da FACTA, visto che non gli firma lo stato d'assedio, che fa, l'unica cosa che può fare è dimettersi. Cioè, e quindi da... Cioè, in realtà il governo, cioè da dire, era già dimissionario, era già in dimissionario. Comunque quello è già una testimonianza massima di totale sfiducia da parte del capo dello Stato nei confronti del suo Presidente del Consiglio. Quindi FACTA muore nel 30, quindi muore pochi anni dopo, ma non firmando questo atto fondamentale, Vittorio Emanuele apre una fase politica completamente nuova e inedita. Quindi, se vogliamo, nel bene o nel male, le responsabilità principali, a mio avviso, non è tanto né l'entrata in guerra, né la legge razziale, né neanche l'8 settembre, è questa, perché lui era chiamato a fare un atto che non fa. Ed è quello che dà il via, perché Mussolini, finché non è sicuro che non ci interverrà l'esercito, lui se ne sta su a Milano. Quando gli dicono puoi venire giù, allora lui viene e le camicie nere sfirmano per Roma, ma è il 31, non il 28. Ecco, concludo con questa vignetta sempre dell'Asino, giornale satirico del 23, dopo poi non potrò più fare delle vignette del genere. Il Benito di destra dice chi siete, e quello di sinistra, nel senso destra e sinistra come posizione, anche politica, ma anche come nello spazio. Il Benito di sinistra che dice sono Benito del 14, vestito da Benito rivoluzionario socialista, con la fazzoletto rossa al collo scarmigliato. Dice, mi meraviglio che siete ancora a piede libero.
perché ormai chiaramente il Benito del 14 si sorprende di vedere il Benito del 22 a piede libero e non solo, addirittura Presidente del Consiglio. Ultima cosa, abbiamo parlato all'inizio di influenza, ecco, un ultimo, diciamo, non siamo più nell'ambito politico italiano, ma un altro diciamo, episodio storico che capitò in quegli anni tragici di fine della guerra è la terribile epidemia di spagnola che scoppiò proprio alla fine della Prima Guerra Mondiale. Qua vedete due immagini, passeggeri e bigliettai su un tram americano, tutti con la mascherina, e questo signore viene fermato perché non ha la mascherina. E qua un ospedale d'emergenza perché i malati erano così tanti che non c'era posto. Ecco, un manifesto del Comune di Milano, precauzioni igieniche da adottarsi contro l'influenza. Perché l'epidemia di spagnola è così... ha avuto un impatto così importante? Perché se voi vedete quale principali... allora, prima non si sapeva neanche bene se cos'era l'influenza o meno. Diciamo, quando ho incominciato a studiare l'influenza, la prima pandemia, quindi epidemia mondiale di influenza registrata, è quella di asiatica, detta la russa, che avvenne alla fine dell'Ottocento, con 1 milione di morti. Qua il sottotipo è il tipo di virus, ma non entriamo a... La spagnola, del periodo 18-20, causa da 40 a 100 milioni di morti in tutto il mondo, 1 miliardo di soggetti colpiti, si calcola, e l'indice di gravità di epidemia è 5, credo sia il massimo. Perché? Perché era quella che aveva il più alto tasso di letalità, il 2% dei colpiti moriva. Vedete le altre famose epidemie di influenza, l'asiatica, quella di Hong Kong, la suina, quella una delle più recenti. Ma la cosa che... allora, innanzitutto non si sapeva che l'influenza era causata da un virus. Lo scopriranno solo negli anni 30. Si conoscevano già i virus, alcuni, però non si pensava che fosse un bacillo, un batterio, non un virus. Il virus è molto più piccolo a causare l'influenza, quindi non era ben chiaro. E la cosa molto impattante, al di là dell'elevato numero di morti causato dall'influenza dell'epidemia di spagnola, è, come potete vedere da questo grafico, che non morivano i più deboli, quindi o i più anziani o i bimbi appena nati, i bimbi piccoli, ma c'era un picco di mortalità tra la fascia, diciamo, di quelli che in teoria dovrebbero essere quelli messi meglio in salute, quindi la fascia, diciamo, dai 20 ai 40. Vedete, questo è un picco di mortalità, diciamo, un trend di mortalità normale, e questo è invece normale nel periodo 11-17, quindi prima dell'epidemia di spagnola. Vedete il più alto tasso di età, percentuale di morte. Vedete, ovviamente, appena nati la mortalità è molto, il rischio di mortalità è molto alto, poi si scende, questa è l'età, e poi all'epoca, calcolato per l'epoca, dopo i 60 incominciava ovviamente l'indice di mortalità a salire, per salire sempre di più fino agli 85 e oltre. Questo, diciamo, è un trend normale dell'epoca come mortalità. Adesso non è più così, perché la mortalità infantile si è molto ridotta e questa curva è tutta spostata più in là. Però invece la mortalità dell'epidemia del 18, la vedete qua, scende, segue parallela a quella standard, per così dire, e poi qua un picco, dove quindi morivano i giovani, non morivano solo i più anziani o i più appena nati. E a riprova di questo sono i morti del cimitero di Bologna dal 1901, seppelliti nel cimitero di Bologna, a Certosa, dal 1901 al 1930. Anno per anno, qua c'è scritto due volte 18, ma avevo inteso 18-19. Ecco, potete vedere qua a Bologna il picco di mortalità di seppelliti al cimitero di Bologna. Vedete questo picco, quasi raddoppia, no? I morti, quindi sono cimitero di Bologna, quindi sono civili, non sono cimiteri militari, non sono, stiamo parlando della normale popolazione residente in città, che chiaramente morendo veniva tumulata nel cimitero cittadino. Quindi sono popolazione civile di qualunque età che decedeva, e come potete ben vedere c'è questo picco enorme, quasi un raddoppio, circa una media di 3.000 più o meno
la media era dai 3 ai 4.000 morti seppelliti ogni anno al cimitero di Bologna. E qua vedete un piccolo raddoppio nel periodo che va dal 18 al 19. Qua proprio, questo secondo me è un dato che proprio qua da noi descrive bene l'impatto su tutta la popolazione di questa grande epidemia di spagnola. Ecco, e adesso io ho finito, volevo anche farvi vedere una parte sui profughi di Casalecchio, ma mi sa che non abbiamo più tempo, quindi magari dico al Presidente, magari un'altra volta faremo, magari, visto che la conferenza che ho fatto per San Martino scorso con gli ospiti veneti che sono venuti, chi non l'ha seguita, magari troveremo forse un'occasione per ripresentarla, perché è un materiale molto interessante a mio avviso, che è stato presentato solo in quell'occasione lì e basta, quindi chi non c'era non ha avuto più modo di vederlo, se non in streaming però si vede un po' meglio. Ecco, e io concludo questo ciclo di conferenze e vi ringrazio facendovi vedere un'ultima cosa. È un documento, è del materiale che forse molti di voi hanno a casa, magari in qualche cassetto, oppure si ricordano di averlo visto quando erano più piccoli, anni fa. Questo è il diploma di cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto, che venne concesso nel 1968 a tutti i reduci della Prima Guerra Mondiale ancora viventi in quell'anno. Quindi immagino molti di voi, i nonni, i genitori molto anziani o altro, forse in casa ce l'hanno. E questo titolo di cavaliere di Vittorio Veneto venne appunto concesso, è un'onorificenza che venne istituita nel 68 dal presidente Saragat, socialdemocratico, per celebrare i 50 anni, 1968-1918, i 50 anni della fine della Prima Guerra Mondiale. E questo diploma veniva conferito a tutti quelli che al momento dell'istituzione di questa decorazione, quindi nel 68, fossero ancora viventi e avessero partecipato alla Prima Guerra Mondiale, anche se erano addirittura dalla parte austriaca, quindi gli italiani che erano stati reclutati dagli austro-ungarici perché appartenevano a trentini o altoatesini o friulani, anche a loro veniva concesso, anche se avevano combattuto dall'altra parte. Oltre al diploma, che vedete qua riprodotto, veniva concessa la decorazione vera e propria, che è quella di sinistra, la croce di cavaliere di Vittorio Veneto, e a destra ancora una medaglia d'oro piccola, a ricordo. Ecco, questo concludo questa mia conferenza invitandovi, se ce l'avete in casa, a tirarlo fuori, a esporlo, per ricordare qualche vostro familiare che aveva partecipato alla Grande Guerra. E se qualcuno l'avesse perso, ma è sicuro di averne diritto, può anche far richiesta al Ministero della Difesa per ritrovare una copia. Però deve essere solo o la vedova del caduto o i figli dello stesso. Non possono essere nipoti o pronipoti a chiedere un duplicato del documento, sempre che sia stato concesso all'epoca, ecco. E quindi è un invito un po' a ritrovare una cosa, abbiamo parlato della Grande Guerra, questa è una cosa che forse molti di voi in casa, da qualche parte, hanno, se hanno avuto dei familiari che hanno partecipato alla Prima Guerra Mondiale, e se è rimasto nella vostra famiglia il ricordo di questa terribile vicenda umana. Io vi ringrazio, mi scuso se ho sforato un po' l'orario e... allora il problema era, ripeto, per chi è interessato, la domanda del signor Paolo era come mai sulla base del principio di nazionalità l'Italia comunque ha ottenuto il Sud Tirolo, l'Alto Adige, che erano solo crucchi, come mai, e invece se la Dalmazia poi l'Italia l'ha ottenuta. La Dalmazia l'Italia non l'ha ottenuta, se l'è presa solo nel 41 quando invaso la Jugoslavia, quindi il confine italiano orientale è rimasto fino a Fiume e basta, Fiume Zara, l'enclave di Zara e Pola, cioè la penisola di Capodistria, Pola e Istria. E come mai invece il principio di nazionalità non è valso nei confronti dell'Alto Adige?
è perché mentre a est era un nuovo stato, la Jugoslavia, che era un nuovo partner e non aveva, tra virgolette, colpe originarie, lì era territorio austriaco popolato da austriaci, quindi diciamo la parte contrattuale, gli austriaci avevano poco da contrattare. Però questo è un tema che è rimasto, perché poi gli altoatesini, dal loro punto di vista, dicono: noi non siamo italiani, siamo stati conquistati nel 18, diciamo la provincia di Bolzano, ma chiunque sia andato in montagna da quelle parti vede come siamo, insomma, come adesso un po' meno, però l'Unione Europea, ma è un tema che è rimasto, non per niente anni dopo Mussolini e Hitler, quando Hitler inglobò l'Austria con l'Anschluss, però Mussolini, Hitler voleva mantenere i buoni rapporti con Mussolini, quindi venne fatta un'opzione, cioè venne concesso agli altoatesini di lingua tedesca, se volevano potevano trasferirsi nel Grande Reich. Quando dopo l'8 settembre 43 i tedeschi hanno invaso l'Italia, hanno occupato l'Italia, ovviamente quella parte del Tirolo viene subito annessa al Reich, e questo spiega perché gli altoatesini poi vengono arruolati in massa, poco volenti, diciamo, dal loro punto di vista, nell'esercito tedesco. È uno degli episodi più noti, è il famoso reparto che subisce l'attentato di Via Rasella a Roma, l'SS, famigerata SS, uccise 33, uccise a Via Rasella, che poi daranno causa dell'attentato, della rappresaglia delle fosse ardeatine. Non sono SS, non sono tedeschi, sono altoatesini. È il battaglione Bolzano della polizia militare tedesca. Erano, diciamo, reparti di seconda scelta, disprezzati anche dai tedeschi, perché erano considerati mezzi italiani. E quando viene detto a loro, dopo che hanno subito l'attentato della bomba a Via Rasella messa dai gappisti, che fa 33 morti, vanno a dire: voi avete l'onore di comandare la rappresaglia? Stessa cosa che è successa qua al Cavalcavia, quando farò l'attentato alla rappresaglia qua, perché la strage del Cavalcavia era una conseguenza di un attentato dove vengono uccisi due SS. E lì le SS però la rappresaglia la fanno senza problemi. Quando invece viene detto agli altoatesini del battaglione Bolzano: volete essere, avere l'onore voi di fare la rappresaglia 1 contro 10 per ognuno dei vostri 33 morti, uccidere 330 ostaggi italiani, loro si rifiutano. E infatti poi c'è tutta la vicenda di chi fa la rappresaglia, nessuno la vuole fare, alla fine la fa Kappler con i suoi uomini, la Gestapo di Roma. E nessuno la vuole fare la rappresaglia, e i primi a non volerla fare sono gli altoatesini. Da qualche parte nella zona di Bolzano c'è un sacrario dove ci sono quei 33 caduti italiani. Questo è un paradosso. Quindi, insomma, gli altoatesini dopo tornano, vengono inglobati nel Reich, e dopo poi c'è tutta la vicenda De Gasperi Gruber sullo statuto speciale dell'Alto Adige, vicenda che ancora adesso è tornata in auge con il discorso del doppio passaporto. Comunque, diciamo, l'origine è perché l'Austria non aveva potere contrattuale, cioè gli italiani avessero chiesto anche oltre, diciamo, gli avrebbero concesso, un po' come la Francia. Diciamo, Wilson il discorso lì dell'Alto Adige l'ha dato per perso, però nei confronti degli jugoslavi, che è un nuovo Stato, non aveva niente, nessuna tradizione, poi la Jugoslavia era composta dalla Serbia, la Serbia era stato un alleato delle potenze dell'intesa, quindi il discorso era diverso. E poi comunque anche i territori erano ben più vasti rispetto, avete visto anche nella cartina, la Dalmazia era molto più grande, la stessa tutta l'Istria, e cioè, l'Alto Adige è sempre stato se uno vince la guerra non si prende il territorio, beh, anche cioè, no, non è mai stato fatto un referendum. Cioè, gli altoatesini hanno subito un'italianizzazione forzata, e sì, infatti chiunque sia stato in montagna Alto Adige sa che era più facile farsi capire parlando in italiano dai vecchi che non dai giovani, perché i giovani erano orgogliosamente, parlavano solo tedesco, poi anche un tedesco dialetto, invece i più vecchi che avevano subito l'italianizzazione forzata, quindi erano stati da piccoli a scuola, nelle scuole italiane, erano stati costretti a imparare l'italiano, loro l'italiano lo parlavano, lo capivano, mentre i più giovani, dopo, quelli nati dopo la fine della guerra, no. Niente, grazie.